Melito Porto Salvo, 12 giugno 2015. Ogni giorno è festa per chi lo voglia, diceva qualcheduno. Questo è il momento dei centenari o delle centenarie. Siamo a Villania, a Melito Porto Salvo, con la signora Franca Trunfio, che sono la nipote, perché mio papà era suo fratello. Diciamo il nome della festeggiata. Trunfio Giuseppina. Che festeggia? 105 anni, ringraziando il Dio. Allora, parliamo un po' della nonnina, della sua vita. La, tutto. La zia è stata cresciuta in collegio perché la nonna è rimasta vedova di 8 figli, essendo giovanissima a 29 anni, ha cercato di mettere in collegio la maggior parte dei figli, come papà mio, la zia, un altro zio, un'altra zia ancora. E nel collegio hanno tutti studiato, si sono diplomate e quindi ha vissuto una vita bellissima da ragazza. E non faceva altro che ricamare, andare in chiesa, cantare. Era sempre briosa e gioiosa nella sua vita. Sposata con? Si è sposata con zio Carmelo, che era di Bova, non era del paese, perché la zia è nata a Cardeto, e quindi ha incontrato questa persona e si sono incontrate perché lo zio era andato a fare dei lavori in paese, ecco perché si sono incontrate. Figli e nipoti? Ha un figlio e due nipoti. Il figlio sposato, però la moglie è morta, saluta a noi, e due figli, uno è avvocato e uno è ingegnere. Fratelli, sorelle? Non ha. Fratelli della zia, sì, erano 8 figli, compreso papà mio, e 5 femmine e 3 maschi. Ecco, parliamo adesso dell'alimentazione, perché i geriatri ci ruotano sempre su questo argomento. La zia è stata sempre un pochino schifittosa col mangiare, con un uovo passava tutta la sua giornata, perché dava adito a ricamare per la chiesa, per altre persone che la disturbavano, senza nessuna retribuzione, non è che veniva retribuita, solamente per amore di ricamare. Quindi le qualità taumaturgiche dei ceci, fagioli, lenticchie. Sì, 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 sì. Perché nonna aveva della proprietà enorme, quindi venivano i coloni e portavano con il mulo ceste di pere, di mele, di tutto. E mangiavano anche la pasta Padre Nostra con il latte di capra. Quindi i maccheroni di casa? Sì, la zia era bravissima a fare i maccheroni, molto brava. Sì. L'acqua come doveva essere? Olio minerale, antiuriche, no, diuretica? No, no, l'acqua della fontana del paese. E dico ancora di più che la zia a 101 anni non beveva l'acqua di casa, ma andava alla fontana a prendere l'acqua col bumbulo. Non so, il porciolo no, in italiano. Il bicchierotto di vino? No, era restia, non era di grande mangiare, no, no. Ogni tanto capitava quando mangiavamo le frittole, perché si macellavano i maiali, 2-3 maiali all'anno, quindi era, ma non era di grande mangiare, ripeto. È stata... E l'orto che ruolo ha avuto? Quindi lattughe, cipolle, agli? No, 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 niente, erano i coloni che provvedevano a tutto, non era lei che, erano i coloni che provvedevano. Il rapporto religioso, il rapporto con Dio, con la Madonna, con i santi? Guardi, l'ultima volta che l'ho sentita mi ha ripetuto una preghiera di Gesù bambino, che è qualcosa di divino, bella veramente, e lei se la ricordava tutta perché l'aveva presa in collegio. Come ha gestito in tutti questi anni lo stress, l'ansia, le emozioni? Niente stress, niente ansia, è stata una moglie e una mamma attivissima in tutto. Quindi niente stress, era tranquilla, serafica. Ecco qua che 105 anni si arriva proprio per questo. Come ha gestito la comunicazione, quindi televisione, radio, giornali? Sì, 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 sì. Lei Bruno Vespa non se lo perdeva mai la sera. Anzi, la mattina mi chiamava e mi faceva: hai visto Bruno Vespa, Franca, ieri sera? Dico: no zia, mi sono coricata. E allora ti dico quello che è successo, e mi raccontava di tutto quello che avevano parlato la sera. I rapporti con il vicinato? Benissimo, 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 proprio bene. Che poi tra le altre cose, poi i giovani sono andati via dal paese, quindi sono rimaste tutte le persone anziane come lei, e andavano d'accordo tutti. Era questo che non voleva venire a Reggio, a Melito dal figlio. La casistica ci dice che per arrivare a 100 anni ci deve essere sempre qualcheduno che assista un po' più da vicino, diciamo, l'anziano.
E guardi, lei si è sempre autogestita, quindi non l'ha mai gestita nessuno. Le dirò di più, che a 101 anno è saltata dalla finestra all'altezza di quel muro. Si è scappata dal figlio perché erano andate marito e moglie a fare la spesa da, come si chiama quel supermercato? No, non mi ricordo. Lidl. E allora che cosa succede? Quando torna mio cugino non la vede in casa, se n'è andata sull'autostrada a chiedere un passaggio, se n'è andata a Reggio con questo signore, poi questo signore ha chiesto come si chiama, dice ma non pensate che vostro figlio sta in pensiero? Disse peggio per lui che non mi lascia il mio paese. Poi ha chiamato me, io sono andata alla stazione a prenderla e poi con l'auto se n'è andata a Candeto, a 101 anno questo. Nella sagra dei nipoti c'è anche l'aspirante avvocatessa. Non c'era Patrizio. Allora parliamo un attimino della nonna. Sì, niente, sono contenta che è riuscita ad arrivare sana e salva a 105 anni. Quindi sono contenta, gli auguro di arrivare ancora altri 50, sperando di conservare sane le facoltà mentali. Quindi È una nonna speciale. sì, una nonna speciale, sì. Ecco, c'è anche l'ingegnere Carmelo Nucera che vuole dire qualche cosa sulla nonnina. È una nonnina particolare, è invidiata da tutti perché non è facile raggiungere questa età, però comunque siamo contenti che è riuscita ad arrivare a questo traguardo in condizioni dignitose e accettabili. Quindi vuol dire che ha trasmesso un DNA a prova di ferro. Il DNA sì, in effetti è la tempra di altri tempi, giusto per usare un gioco di parole, quindi non è facile oggigiorno raggiungere quell'età, quindi complimenti alla nonnina. Il dottore Giuseppe Strati, direttore sanitario, allora qual è il suo ruolo in questa struttura Villa Ania in Melito Porto Salvo? Io sono stato incaricato dal magistrato come custode e amministratore giudiziario all'epoca del sequestro della struttura. Adesso lavoro per l'Agenzia delle Confische e il mio ruolo in questo momento è di direttore sanitario facente funzioni. Fresco di nomina, nuovo di zecca, il sindaco, l'ingegnere Giuseppe Meduri è presente oggi a Villania per un importante appuntamento. Che non potevamo mancare, 105 anni, li auguriamo a tutti i cittadini di Melito, è un record difficilmente pareggiabile, se non impossibile, quindi essere qua per noi è un onore. Dopo il bagno di folla ieri sera alla Villa Comunale, oggi è presente perché l'argomento del sociale lo ha ribadito in campagna elettorale e è sempre al centro del suo programma. Senza ombra di dubbio, regalare per noi momenti di felicità, di spensieratezza e essere vicini alla gente che ha bisogno, per noi è naturale. Noi per voi, voi per noi. Chiaramente. E dulcis in fundo, il figlio, il signor Domenico Nucera. Sì, il figlio della signora Rumpio. Ringrazio tutti gli operatori, i medici che si sono prestati per fare questa cerimonia e anche gli amici, la disponibilità propria. Parliamo un attimino della mamma. Mia mamma ha avuto solo me e quindi ha fatto tanto per crescermi perché il periodo era un po' difficile, papà lavorava lontano, quindi lei accudiva la casa e cercava di farmi studiare e mantenermi agli studi. Finalmente ci sono riuscito, mi sono diplomato, mi sono iscritto all'università, ma le possibilità erano quelle, poi ho fatto un concorso in ferrovia, l'ho vinto e grazie a Dio mi sono sistemato. Luciano Pavarotti cantava: Mamma, sono tanto felice perché ritorno da te. È vero, è vero. Io ho solo lei perché mio padre è morto e prego Dio la mattina e la sera che gli dia
la salute per andare avanti. È un grande poeta Edmondo De Amicis, cantava mia mamma a 60 anni, più la guardo e più mi sembra bella. Sì, è vero, perché mia mamma ha fatto tanto per me, ora io cerco di ricambiarlo nei limiti del possibile. E Toto Cutugno, una bellissima canzone sulle mamme. Sì, è vero, la mamma è la cosa più bella che c'è, è così. Questa è la voglia di un'altra terra. Grazie. Grazie dottore, grazie. Bellissimo. Facciamo gli auguri alla nonnina allora, dai. Alla mamma, alla mamma. Anche a lui. Fermi. Auguri ancora. Si festeggia Nonna Trumpio a Villania, in Meleto Porto Salvo, ne parliamo anche con il dottor Romeo. Sì, Romeo Maurizio. Che ha quali funzioni in questa struttura? Io faccio il medico internista, è da 10 anni da quando è nata la struttura. Ecco, parliamo del personale, degli ospiti, delle cure.
Allora, la struttura conta 60 posti letto, di cui 40 in residenza sanitaria assistenziale e 20 posti in medicalizzata. Medicalizzata accedono tutti i pazienti con un'instabilità, diciamo appunto, instabilità clinica e quindi che hanno bisogno di un'assistenza sanitaria un po' più elevata. Noi praticamente siamo uno staff medico con 4 medici più il direttore sanitario, 2 psicologhe, abbiamo 4 educatori e poi ci sono 30 operatori sociosanitari e 15 infermieri professionali. Diciamo che i pazienti vengono quotidianamente visitati, chi diciamo, è nelle condizioni accede nei locali della palestra per fare la rieducazione, poi gli educatori praticamente fanno terapia occupazionale nei laboratori, fanno i colloqui psicologici per chi diciamo, cognitivamente è in grado di poter diciamo, collaborare in questi progetti. C'è una cappella al secondo piano dove il prete ogni sabato viene a celebrare la messa. Gli educatori provvedono poi diciamo, agli eventi, ogni stagione c'è un evento particolare e poi i compleanni, gli onomastici degli ospiti vengono poi diciamo, appunto, organizzati dagli educatori, le festicciole. Quindi diciamo, è una famiglia importante. C'è un bar sotto che serve praticamente per la diciamo, struttura e per la socializzazione dunque degli ospiti. Quindi è una realtà che esiste da 10 anni, siamo molto contenti in quanto il nostro lavoro viene apprezzato non solo sul territorio ma anche altrove. Quindi, perché gli ospiti degenti vengono da tutte le parti? Sì, abbiamo molta gente di Reggio, di Melito, Bova, insomma, da tutte diciamo, appunto, le zone limitrofe, ma soprattutto alla città dove ci sono anche altre realtà tipo Villa Aurora, il Policlinico, dove hanno la lunga degenza, però tante volte e diciamo l'ospite e i parenti scelgono la nostra struttura proprio per la professionalità con cui noi trattiamo diciamo appunto i malati e la serietà diciamo appunto che diciamo. Una struttura facilmente raggiungibile sulla superstrada proprio alla periferia di Melito. Sì, è una struttura facilmente raggiungibile proprio sulla superstrada ionica. Diciamo che ha un ampio parcheggio fuori, quindi anche gli ospiti, i parenti che vengono qui praticamente a trovare i propri parenti hanno la possibilità di un ampio parcheggio. Quindi hanno la possibilità di permanere con i loro cari sia la mattina che il pomeriggio ad orari diciamo, appunto, di entrata prestabiliti. E possono avere anche dei permessi ad ore, ad esempio nelle ricorrenze se qualche diciamo, appunto, ospite desidera passare non so, il Natale o qualche altra festività a casa, diciamo con un permesso a ore hanno la possibilità di uscire, quindi non è che sono qui, diciamo, hanno anche la possibilità di fare una vita normale, ecco, di essere curati e anche diciamo, appunto, di potersi godere anche i loro spazi diciamo, appunto, a casa, quello che hanno lasciato. Se la facciamo a soffiare, no, avviciniamo la candelina, al 3 soffiamo, 1, ecco si fa, 1, 2, 3, soffia, più forte. Thank you.
Nonnina, quanti anni ha? 35. E come si chiama? Lucia Carmelo. Il nome mio marito. Rubio Giuseppa ti chiami? No, il nome mio marito. Il suo nome qual è? Giuseppe, mio figlio. Mio figlio Giuseppe. Sì, ma lei come si chiama? Io, Giuseppina. Giuseppina dove mi chiamo. Dove abita? A Mieleto. Spettacolare, un applauso. Bravo. Tanti auguri a te.